Me lo avete richiesto ed eccoci qui con SketchUp. Vogliamo realizzare un appartamento un po' più complicato. Iniziamo con la base, come al solito, e digitiamo le misure in base a come è indicato in basso. Quindi vogliamo farla da 4 per 5 metri. Scriviamo 4m, punto e virgola, 5m. Ecco qui. Ora, per poter fare il muro, quindi un rientro, ovvero l'area interna, e per poi sollevare i muri, abbiamo bisogno di prendere le misure dagli angoli, che è il modo più veloce. Quindi ci posizioniamo nell'angolo e creiamo un quadrato da 40 cm, ad esempio, quindi 0,40 m, punto e virgola, 0,40 m. Facciamo la stessa cosa all'angolo opposto, 0,40 m, punto e virgola, 0,40 m. Ok, ora possiamo tracciare il rettangolo interno. Quindi a questo punto cancellare le linee superflue. Prima di alzare il muro, però, costruiamo la scala interna. Ora, decidiamo che la scala la vogliamo mettere qui. Quindi facciamo con il rettangolo e la dobbiamo fare da, abbiamo detto, 4,20, quindi 4,20 metri, punto e virgola. Devono essere, se non erro, da 60 centimetri, quindi 0,60. Ecco qui. Poi facciamo un altro rettangolo qui. Decidiamo che, ad esempio, la larghezza di ogni scala è da 20 centimetri, quindi qui faremo 60 per 40 centimetri. Quindi il lato lungo 0,60 metri, punto e virgola 0,40 metri. Ok, ora io direi di cancellare per prima cosa questa linea. Queste saranno le nostre scale, perché ora le solleveremo e decidiamo che ogni scalino deve essere alto 10 cm, ad esempio. Quindi faccio 0,10. Ok, ora so che ogni scalino, abbiamo detto, è da 20 centimetri, quindi digito 0,60 metri, punto e virgola 0,20 metri. E questo era il primo scalino. Ora mi sollevo di 10 centimetri da qui, quindi faccio 0,10. Ecco qui creata il secondo gradino. E proseguo in questo modo. Ora qui, per esempio, la cosa da fare per fare la linea, cioè basterebbe fare la linea, però facciamo così. Utilizzo sempre questo strumento.
quindi 0,10. Ora vedete, compare qui una linea, questa linea poi la dovremmo cancellare. Ora, la scala all'angolo la facciamo con la matita e disegniamo questa cosa così. Quindi possiamo sollevare tutto il resto, sempre di 0,10. Cambiamo un po' visuale, vediamo cosa sta succedendo da più vicino. Ecco qui, proprio quello che volevamo. Anzi, possiamo volendo già iniziare a cancellare questa linea di troppo. Ecco qui. Ci troviamo. Riusciamo. Ora dobbiamo creare l'altro gradino che è di 6 metri, 1,0,2 metri. Quindi dovremmo cancellare questa linea, in realtà, perché dobbiamo sollevare tutto. Il resta la parte restante. Io la cancello, prendo la piramide, sollevo di 0,10. Andiamo avanti così. Quindi questa sarà la parte che resterà qui, questa è la parte da rialzare. 0,10 e continuiamo così. Ecco, a questo punto dovremmo aver appena superato i 2 metri. Diciamo che in realtà 2 metri è poco. Il problema è che abbiamo fatto molte scale da 10 centimetri che sono pochi. Quindi, quello che si dovrebbe fare ora è continuare. Ad esempio in questa direzione, andando verso di lì, quindi facendo tipo così, e diciamo che facciamo. Facciamo 4,60 avevamo detto, perché abbiamo tolto 40, no, abbiamo tolto 40 a un lato, 40 all'altro sono 80, quindi 5 meno 80 sono 4,20. 4,20 di cui abbiamo già usato 60 centimetri, quindi sono altri 3,60. Quindi facciamo 3,60 metri, punto e virgola, lo spessore 0,40, quindi 0,4 metri. Ecco qui. Quindi abbiamo realizzato questo. Ora dobbiamo fare gli altri gradini.
Oh.